Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso volevo parlare di uno dei tanti misteri di epoca medievale. Questo è un video che mi è stato suggerito da uno che mi segue, non mi ricordo più il nome, però mi ricordo dell'argomento che dovevo parlare. Dovevo parlare della strega sibillina o maga sibillina, a seconda delle cose, a seconda perché questo personaggio immaginario a volte viene descritto come una fata, a volte viene descritta come una sacerdotessa pagana, altre volte viene descritta come una maga, altre volte come un'indovina e a volte come una regina. A volte viene definita buona, altre volte malefica. Innanzitutto, noi sappiamo che ai tempi, quando c'era il paganesimo, c'erano sia i sacerdoti che le sacerdotesse. Le cosiddette streghe erano semplicemente delle donne religiose che credevano nel paganesimo, negli spiriti della natura, e credevano in madre natura, che è uno spirito femminile, a parte che loro non è che davano proprio l'immagine di una antropomorfa come diamo noi, ma i pagani davano uno spirito per ogni elemento e anche madre natura era essa stessa quel dio dea che poteva essere sia buono che cattivo. Sia buono che cattivo, e adesso noi parliamo di questa leggenda. Non è una leggenda metropolitana, ma è una sorta di fiaba. È una, sì, una leggenda, ma un tipo un racconto che si tramandava oralmente nel centro Italia, nella zona tra il Montegamo fino a Norcia. A dire il vero, Montegamo, Monte Monaco, Monte Foitino, Castel Sant'Anes, che poi vi scrivo qua, e subito dopo Norcia, Castel Sant'Angelo e poi arrivando fino a Norcia, che tutti noi sappiamo, quella città famosa per i salumi. Ma adesso non è di salumi che dobbiamo parlare, ma dobbiamo parlare di questa leggenda che narra la storia di una regina o sacerdotessa, a seconda dei casi, che vive nel Monte Monaco, vive tra i mondi sibillini, secondo la leggenda vera e propria, è sì tra i mondi sibillini, ma vive in una caverna, in un antro, sottoterra, e vive assieme a delle ancelle, delle fate, dalle zampe di capra. Avevano i piedi di capra, non le braccia erano semplicemente le braccia come le nostre, le braccia umane, però le gambe, soprattutto i piedi, erano degli zoccoli di capra e questo serviva a loro per le arrampicate sui monti. E sappiamo le capre. Così come le pecore, gli stambecchi, i camori, tutti i caprini sono molto specializzati nelle arrampicate. Ogni animale è specializzato per quello che deve. Le capre, ogni tipo di caprino e ogni tipo di ovino è specializzato nelle arrampicate e si arrampicano in un modo così frettoloso e veloce che sono molto agili. Ma adesso che abbiamo finito di parlare di capri, di caprini e di ovini, parliamo
Innanzitutto di questa leggenda, secondo la leggenda vuole che questa maga è capace di predire il futuro, ma è anche capace di conoscere perfettamente il passato e il presente. Proprio questa conoscenza così approfondita del passato e del presente fa sì della sua conoscenza nel futuro. Perché bisogna conoscere benissimo il passato per prevenire il futuro, per evitare gli sbagli, per evitare di rifare gli stessi errori, e noi sappiamo cos'è. Questa maga, oltre ad avere il potere di predire il futuro e di conoscere alla perfezione il passato, aveva tanti altri poteri. Tanti altri poteri che facevano di lei una donna molto potente in tutto e per tutto, psicologicamente e fisicamente. Era a conoscenza come tutte le streghe delle dossi riguardanti le bacche, le piante, via dicendo. E noi sappiamo che questa sacerdotessa non era proprio lei, sì, accoglieva, sì, ma era lei che rimaneva lì per tutto il resto della sua vita, siccome era eterna. Erano gli altri che venivano da lei, oltre che per farsi predire il futuro, anche per altre cose, anche per cercare di vincere la sua seduzione, dato che era un'abile seduttrice, come tutte le sacerdotesse pagane. Noi sappiamo che le sacerdotesse pagane in alcuni sabba si prostituivano volontariamente nei boschi per fare dei riti, ma non è di magia sessuale che vi dovevo parlare, anche se ho studiato qualcosa di questo argomento, ho letto alcuni libri riguardante la magia non come arte di prestigio, ma un modo perché volevo approfondire bene la conoscenza delle streghe. E ho letto alcuni libri per capire meglio, al di là di ogni pregiudizio e al di là di ogni descrizione fatta da quello che a noi ci viene detto. Noi conosciamo bene la storia di questa maga, di questa sacerdotessa o fata, come volete dire voi, attraverso due scritti principali, perché ce ne sono migliaia di scrittori e scrittrici che hanno dedicato il racconto a questa sacerdotessa, che in alcuni ambiti è descritta come buona, in altri è descritta come maligna. Dipende da chi scrive, dipende anche da come uno guardi il mondo. Allora andiamo a capire il francese Antoine de La Salle, che nel 1420 scrisse il libro basandosi su quello che gli era stato raccontato da un sacerdote cristiano, Le Paradis de la Reine Sibylle alla Salav, che parlava la storia di questa sibilla, di questa maga che viveva all'interno di queste grotte, di una grotta proprio nel sotterraneo, proprio quasi nel centro della terra, al centro dell'Italia, tra il Mar Adriatico e il Tirreno, aspettando pazientemente le visite, ma come devono bussare alla porta, gli aprivano delle
fate che ho parlato prima, e queste fate le accompagnavano dalla maga. Stando con la maga, questi potevano imparare in pochi giorni tutte le lingue del mondo e non solo, potevano imparare di tutto, di più riguardando gli insegnamenti di questa valorosa sacerdotessa che conosceva bene passato, presente e futuro. Questo, secondo gli scritti di Antoine de la Salle. Un altro, un italiano, ora vi leggo il nome, Andrea da Barberino, che aveva iniziato a scrivere dal 1410 e stampato postumo nel 1473, scrisse il libro Il Guerrin Meschino. Chi era Guerrin? Era un uomo di cui non si sapevano le origini, non si sapeva chi era il padre, chi era la madre, ed era stato adottato da un re. In alcuni ambiti viene detto che era stato adottato da un nobile, diciamo da un re, per comodità, come in tutte le favole. Questo nobiluomo aveva cresciuto Guerrin, che veniva chiamato meschino perché non si sapevano chi erano i genitori, un po' come dire figlio illegittimo, figlio di nessuno. Però, appena diventato grande, gli consigliò di uscire fuori dal castello. Gli consigliò di uscire dal suo, non so come posso dire il nome, termine giusto, usciamo fuori dalle nostre comodità, tipo, esci fuori dal castello, esci fuori dalle tue comodità, non mi viene il termine giusto, quello che voglio dire realmente, dalla zona comfort, e vai tra i mondi sibillini, lì ci sarà una maga che ti dirà tutto lei come fare. Costui andò, dato che era cristiano, e gli dissero di sopportare tutte queste le angherie e le seduzioni di questa maga, chiedendo aiuto a Gesù il Nazareno. Quando c'è di mezzo Gesù, c'è di mezzo ovviamente la cristianità e ovviamente c'è di mezzo non dico il giudizio universale, c'è di mezzo il misticismo. Guerrin andò tra i mondi sibillini, dove lo aveva consigliato suo padre, andò a bussare all'antro della porta che lo portava negli inferi, nelle viscere della terra. Lo aprirono alcune fanciulle, alcune fate, che avevano i piedi caprini, e la portarono dalla maga, dove stette per alcuni mesi, sopportando tutti i suoi sforzi, sopportando tutte le sue avance. E arrivato il giorno che doveva andarsene, le fanciulle volevano trattenerlo. Di nuovo, volevano trattenerlo più tempo con loro perché lo volevano sedurre. Lui invece trattenne questa voglia sessuale di intrattenersi con loro, riuscì ad uscire dall'antro e ritornò a Roma. Ritornando a Roma, dovette incontrare il Papa per farsi dare la benedizione, siccome aveva sopportato le avance sia della maga che di quelle fanciulle.
E il Papa lo ha consentito. Poi ci sono tante altre teorie riguardante sempre questa maga, la maga Sibilla, che ovviamente tutti gli abitanti delle Marche, di Ascoli Piceno, di Norcia, di Ancona, di Monte Monaco, Monte Fortino, avranno sentito parlare. Ovviamente questo racconto, sia dai laziali che dai marchigiani, viene narrato oralmente, un po' come quando a noi pugliesi ci viene narrato la storia dei Folletto, del Folletto Portafortuna che sorveglia la casa, così a loro. Lo scassamurello o l'augurello, a seconda dei casi, così a loro è la maga Sibilla. Adesso noi andremo a vedere la postazione. Il Monte Sibilla sta vicino al Monte Vettore nelle Marche, e il Vettore è famoso per i laghi di Pilato, che somigliano un poco degli occhiali, che è la porta degli inferi. Ecco qua che ho detto prima, la porta degli inferi, il sottoterra, il sotterraneo dove vive questa maga, questa grande sacerdotessa, conoscitrice di tutti i segreti della natura. Allora, Monte Monaco a circa 10 km, attraversando Plinio, ah no, questi qui, Plinio, Strambone e De Foro, avevano parlato anche loro di questa leggenda. Lunghezza 7 km da Monte Monaco fino al punto dove lì si dovrebbe trovare l'entrata per andare dalla Sibilla. Altitudine è alto circa, dalla partenza, 1540 sul livello del mare di altitudine, e all'arrivo è alto 2173 sul livello del mare. Difficoltà del percorso media, soprattutto durante la bella stagione, se no è molto difficoltoso. Durata 2 ore e 30 minuti circa, andata e ritorno 2 ore. Il periodo consigliato è tra aprile e novembre. Tra Ascoli Piceno è fermo, e c'è anche il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Grazie a questo parco nazionale, anzi grazie alla leggenda di questa maga, indovina e conoscitrice di tutti i segreti della natura, è nato così il Parco Nazionale dei Sibillini. Bene, amici, spero che questa leggenda vi sia piaciuta, spero che vi abbia appassionato. Con questo è tutto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico.